loro proprio qui. C'era appunto l'autobus fermo qui al capolinea e loro che sparavano laggiù, proprio tranquillamente. Cioè, io stavo qua a manco 50 centimetri di distanza, lui ha sparato davanti a me, con me accanto, che sono comunque una civile, ha sparato ai cinghiali che stavano lì. Siamo andati a conoscere Penelope, che nella notte fra il 23 e il 24 febbraio del 2023 si è trovata di fronte a tre uomini armati di fucile a pochi metri da casa sua. Mi sai vedere un tesserino? Non mi allontano, perché i cinghiali sono meno pericolosi delle persone, perché io ci sto, so 2 anni che ci cammino accanto e non ho mai visto nessuno fare queste cose, quindi mi fa vedere un tesserino gentilmente. Mentre sono arrivata in questo punto, con tutto che era buio, ho proprio visto la scena di un cinghiale che cade a terra, un cuccioletto, il fratellino va lì e inizia a dargli le musate, come a dire alzati che dobbiamo scappare, però quello stava già per terra. E lui ha preso e ha sparato anche il fratellino. Erano proprio una famigliola, c'erano i cuccioli, anche se erano non troppo piccoli, erano abbastanza grandi, però si capiva che erano cuccioli. E poi tutti, sono spariti i cinghiali dalla zona. Ci troviamo nella periferia a nord di Roma, in una delle tante zone abitate che confinano con campagne o parchi naturali. Con la costante espansione urbana, la fauna selvatica si ritrova ad avere habitat sempre più risicati. E quando a questo si aggiunge una cattiva gestione dei rifiuti, gli incontri con gli animali selvatici in città diventano sempre più frequenti. Quella sera, senza essersi identificati e senza la presenza delle forze dell'ordine, i tre uomini hanno sparato e portato via una famiglia di cinghiali a pochi metri dai passanti. Io anche con il cane sciolto non ho mai avuto problemi con i cinghiali, non mi hanno mai inseguito né attaccata. Quindi sinceramente mi ha spaventato di più, ecco, le tre persone armate che il branco di cinghiali che posso incontrare la sera. È una questione propria di sicurezza personale, di poter camminare per strada tranquillamente, di andare al parco tranquillamente, di non dover stare col pensiero che ti possono scambiare per un animale e spararti, o che sparano così in mezzo alla strada come al Far West. Cioè, insomma, pensavo che queste cose fossero superate da centinaia di anni, invece no, stiamo tornando indietro. Il rischio di tornare indietro è concreto. Con la recente legge approvata dalla maggioranza del Parlamento su spinta del ministro dell'Agricoltura Lollobrigida, è permesso ai cacciatori sparare agli animali selvatici nei centri urbani, nei parchi cittadini e nelle aree protette. Per questo, come Lab, stiamo chiedendo di firmare una petizione per fermare questa pratica pericolosa, inutile e antiscientifica. Io spero ancora, dentro una parte di me, che sono stati anestetizzati, portati in laboratorio, hanno constatato che non hanno la peste suina e l'hanno rimessa in libertà. Ma la risposta del cacciatore mi ha fatto capire che non è così. E poi vorrei sapere, cosa stai facendo? State sparando dei sedativi? No. Ancora non è chiaro se quanto accaduto in via Marmorale sia stato un atto lecito o meno. Ma che si tratti di un controllo sanitario della fauna selvatica o di una reale battuta di caccia, a pagarne le spese sono sempre e comunque gli animali. Da sempre considerati una minaccia, invadenti, pericolosi, aggressivi, sporchi o il più delle volte un problema. La soluzione per il governo è portare i fucili in città, sotto le nostre case, per uccidere quanti più animali possibile. Un momento c'è stato che ho avuto paura, perché comunque erano sempre persone armate e non puoi sapere come reagiscono, non puoi sapere se effettivamente hanno i permessi oppure se, sentendosi minacciati dal fatto che ho chiamato i carabinieri, potevano reagire in qualche maniera. Quindi sì, ho avuto un po' paura, però io penso che se tutti quanti abbiamo paura e ignoriamo le situazioni e ci voltiamo dall'altra parte, non risolviamo nulla, anzi peggioriamo, perché quella si chiama omertà, come è successo in altri casi, anche non solo quanto riguarda la violenza sugli animali, ma anche sulle persone che magari hanno fatto qualcosa e se sono tutti voltati dall'altra parte nessuno ha aiutato magari qualcuno in pericolo. Penso che avrei potuto fare di più, però qualcosa mi ha bloccato, forse sicuramente la paura, però ho preferito fare qualcosa piuttosto che non fare nulla. Per fermare per sempre la caccia è importante non fare passi indietro. Ora più che mai, ora che chiunque è un potenziale bersaglio, è necessario agire per dare lo stop alla caccia in città.